Questo è il mio secondo anno a Napoli Femminile. Il progetto è un progetto che va a lavorare tantissimo sul settore giovanile. Abbiamo l'anno scorso vinto il campionato con la Primavera, fatto tutte le finalette con due categorie, siamo arrivati secondi con l'Under 13, quindi credo che sia una cosa che possa solo far bene al movimento. Speriamo quest'anno con le quattro categorie di poter raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Fa piacere questo incontro con la Miccoli Academy. Sappiamo che l'anno prossimo diventerà un'accademia del Napoli femminile, quindi ci tenevamo a chiudere o iniziare, diciamo, una nuova stagione così. Abbiamo approfittato poi per rincontrarci e per iniziare il progetto per la prossima stagione in cui affronteremo la Primavera 1, dove sono sicuro le ragazze si toglieranno delle belle soddisfazioni. È stata una bella giornata di sport oggi a Ercolano. Si è presentata la primavera del Napoli femminile che è reduce dalla vittoria del campionato e quindi il prossimo anno militerà nel Primavera 1, che è il massimo campionato giovanile a livello nazionale, e unitamente anche alla salvezza della prima squadra ottenuta lo scorso maggio, fa sì che il Napoli sia l'unica realtà meridionale presente in massima serie e anche nel massimo campionato giovanile. E oggi c'è stata questa amichevole, questo allenamento congiunto con la SD Fabrizio Miccoli, una società che face da capo all'ex attaccante del Palermo e della Nazionale che milita nel campionato di eccellenza pugliese, e ci auguriamo che possa essere un buon viatico in vista dell'approdo del calcio femminile anche nella città degli scavi. Buongiorno a tutti, siamo qui a Solaro stamattina per accogliere con un caloroso abbraccio le atlete del Napoli femminile. Oggi è in campo la Primavera contro il Lecce e per noi amministrazione è un momento di orgoglio vedere queste ragazze allenarsi sul Solaro con la speranza di avere anche qui una squadra femminile. Si sta lavorando per cercare di portare anche nel calcio le varie opportunità, quindi un momento importante di socializzazione e di sport qui ad Ercolano.